Ciao a tutti, benvenuti sul canale, come state? Spero bene. Oggi sono qua per parlarvi di un recupero che ho fatto di recente grazie ad eBay. Questa statua di Jo Yabuki della Kaitendo in scala 1 a 6. La puntavo da una vita e finalmente sono riuscito a portarvela sul canale. Continuate a seguirmi perché adesso la guarderemo da vicino. Eccoci qui con la scatola, mi piace molto la grafica. Questa, come vi dicevo prima, è della Kaitendo, questa scultura, scala 1 a 6, scolpita da Tagai Shinichi, che già ha lavorato varie volte su questa serie, su Jo Yabuki. Esistono due versioni di questa statua, di questa scultura, la normal e la danneggiata, diciamo, la damage, che è questa. Questa qui, quindi, è una chicca che vi porto perché nessuno su YouTube o comunque in giro l'ha mai portata. C'è un'altra recensione di questa statua, ma è la normal. Ci tenevo da tantissimi anni ad avere questa statua, però mi piace anche portarvi contenuti, insomma, tra virgolette, esclusivi. Vi ho già parlato lungamente di Jo Yabuki, Rocky Joe, in uno speciale che trovate sul canale, che è uno dei miei video preferiti, tra l'altro uno dei video di cui vado più fiero al di là di alcune magagne tecniche. Già che ci siamo, guardiamo tutti i lati della scatola. Questa posa, prima di tutto, vi dico che è presa da un'illustrazione di Tetsuya Chiba, che è molto famosa, è stata usata anche, mi ricordo, come copertina del videogioco per Super Nintendo, praticamente in questo modo, in questa esatta posa. Anche i colori sono simili. Qui vabbè, ci sono un po' di avvertenze, gli autori, la scala, ho tradotto con Google traduttore. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere da vicino questo Jo Yabuki. Eccovela unboxata in tutta la sua bellezza. Questa è una statua stupenda, secondo me. Rende benissimo lo stile di Tetsuya Chiba. L'arte originale è stata accolta perfettamente. Come vi dicevo, questa è la versione damage, quindi potete notare il sangue intorno alla bocca e agli occhi. Il sangue lo ritroviamo poi anche sul petto. Guardate il particolare anche del pantaloncino e ci sono delle macchie, vedete, in giro. Non è una roba fastidiosa, cioè non ce n'è tantissimo, perché nel proto era veramente una maschera di sangue. Vedete, anche in questa zona si può vedere un po' di sangue, queste macchie, però rendono la figura molto interessante, ecco, molto particolare. La base è molto semplice, c'è scritto Ashitano Jo, Jo del domani e Chiba Tetsuo, la firma del disegnatore del manga. Questo a certificare che è proprio un'immagine presa da una sua illustrazione. Tra l'altro questa posa mi ricorda anche una statua che c'è in Giappone, adesso non mi ricordo precisamente dove, non è esattamente la stessa posa, però è simile. Amo molto come hanno reso la muscolatura, un particolare, vedete, i capezzoli, che sono proprio in stile Chiba. Nella statua precedente che vi ho portato sul canale non ci sono i capezzoli, si tende un po' a evitarli, si vedono come zona erogena. Bellissimo il panneggio dei vestiti. Oddio, è poco che c'è. Pantaloncini veramente resi bene. Il colore è splendido. Mi piace anche come sono resi i guantoni. Questo rosso acceso, credo areografato, rende tantissimo. Tornando un attimo alla base, praticamente sono due parti che si uniscono. Questa qua nera e quella lì grigia che fa tipo ring. Non mi convince tantissimo perché questa qui gira molto facilmente, non è molto stabile, c'è un perno in mezzo e basta. Stessa cosa per quanto riguarda l'attaccatura del piede. Una statua è agganciata soltanto da questo. C'è un perno qua dentro e invece il resto non è appoggiato. Non è stabilissima, ecco, non è una statua super stabile.
che ti viene voglia di alzarla come un trofeo. No, no, assolutamente no. E bisogna prestarci molta attenzione. Tra l'altro il perno è piuttosto sottile, si vede che ha un concept, diciamo, un po' vecchio, però a livello di sculpt è davvero bellissima, cioè anche il painting è ottimo. Magari non ha tantissime sfumature e vedo anche qui, vedete questa piega qui. Non mi convince appieno a livello anatomico, cioè come riso. Cioè, mi sembra venuta meglio la parte superiore del corpo. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, è un po' troppo muscolare rispetto a Gioia Pukiside, soprattutto da qua. Cioè, Gio è più smilzo anche nell'arte originale, però bisogna pur tener conto che è una scultura 3D. Quando lo vedi da qua è più giusto, ecco. Facciamo girellare un attimo questo Joyabuki. Allora, io ho sempre voluto la versione normal di questa statua, perché dalle foto che avevo visto in giro, la versione danneggiata mi sembrava troppo danneggiata, quindi andava fuori dall'arte originale di Shiba. Invece, vedendola dal vivo, per fortuna il sangue non è così preponderante. Quindi non dà così tanto fastidio, anzi è quasi un valore aggiunto. Quindi ottimo recupero, sono contento. Poi tra l'altro l'ho trovata in Italia, un prezzaccio, insomma un buon prezzo. Una statua che è piuttosto difficile da trovare adesso. Ogni tanto salta fuori su Domandaraché, in tutto si può spendere intorno alle... Insomma, poi il doganamento, spedizione, perché bisogna tener conto anche di queste cose, intorno, se ti va bene, intorno alle 400-350 euro, che a quanto capito è bene o male il suo prezzo orientativo. Era una statua che all'origine costava pochissimo, perché nel 2010 il mercato era molto diverso da quello di oggi. Adesso le statue costano veramente un delirio. Non parliamo di quella Lorcatois che è arrivata dalle cifre, che io mi domando come sia possibile. Va bene. Fatta in polystone questa statua, veramente bella di presenza. Se riuscite a recuperarla, ve la straconsiglio da fan di Joyabuki. È veramente un pezzo assolutamente straconsigliato, anche perché poche volte ho visto il personaggio ritratto così bene, cioè riprende proprio benissimo lo stile da cui è ispirato. Cioè, guardate che bello che è questo insieme, quanto è bello questo Joyabuki, stupendo. Ho notato che ci sono stranamente dei giapponesi che vengono sul mio canale. Voglio veramente salutarli e ringraziarli perché io, grazie alla vostra cultura, è ciò che sono oggi grazie a voi. Quindi tutto quello che porto sul canale o quasi viene dal vostro paese. Quindi se venite a trovarmi, a me fa solo che piacere. Mi sembra di parlare con gli alieni, però è strano. Quando guardo le statistiche del mio canale, vedo giapponesi che vengono e mi domando: ma c'è un motivo, no? Parlo di cose che insomma sono a loro a cuore. Tra l'altro, Joyabuki è amatissimo, so, in Giappone, e a Bendonde, uno dei personaggi più carismatici, più belli in assoluto. Io sono letteralmente innamorato di questa serie. Un cult indescrivibile. Se non l'avete mai letto il manga, recuperatelo. Yamato Video recentemente ha stampato tutta la serie in HD, assolutamente da guardarsi in originale. Con i sottotitoli è la cosa migliore per riassaporare questo classico. Se non l'avete mai visto, per scoprirlo, veramente un capolavoro. Un capolavoro. E sono contento di aver portato sul canale questa statua che rappresenta così bene un eroe non solo della mia infanzia, ma della mia vita. Con questo è tutto. Continuate a seguirmi. Iscrivetevi al canale. Commentate, condividete, insomma, fate un po' come se fosse casa vostra. Alla prossima!